Buongiorno a tutti, ben ritrovati su questo canale dove si parla di fotografia, soprattutto analogica. Ci occupiamo oggi di una macchina fotografica un po' particolare per il mondo Nikon, perché è una entry level, probabilmente un po' snobbata all'inizio, ma che secondo me si rivela sempre una ottima macchina fotografica, la Nikon EM. Come sempre, due parole di storia. Questa macchina fotografica nasce all'incirca nel 1979 e viene prodotta fino al 1982. È una cosiddetta entry level ed è una novità per il mondo Nikon, perché si sentiva l'esigenza di realizzare una fotocamera semplificata, potremmo definirla, rispetto alle macchine fotografiche professionali o meno, che erano in produzione nel catalogo Nikon di quegli anni. Uno perché c'era l'esigenza da parte di un pubblico di neofiti oppure di utenti meno esperti che richiedevano una macchina fotografica un po' più semplice, un po' più pratica, più agile in un certo senso. E anche perché era forte questo desiderio di fotografia, soprattutto in quegli anni. E allora si pensò di realizzare questa fotocamera veramente semplificata, affidandone il disegno, o meglio il design, a Giorgetto Giugiaro, che realizzò questo piccolo gioiellino, secondo me, bello e raffinato, tanto da attrarre addirittura molto il pubblico femminile, che la scelse come macchina fotografica da portarsi dietro nelle gite, nelle giornate di svago. Ma in un certo senso faceva gola anche ai fotografi, quelli un po' più esperti, che la utilizzavano come secondo corpo macchina. Il successo di questa macchina fotografica disattese un po' quello che erano le aspettative Nikon, quindi si può parlare di un successo parziale. Tant'è che nel 1982 venne interrotta la produzione. Secondo me è un'ottima macchina fotografica ed è un'ottima scelta per chi vuol portarsi dietro una fotocamera agile, snella, poco pesante, piccola e non è affatto ingombrante per tutte le volte che desidera fare delle uscite oppure delle piccole gite. Andiamo a vedere adesso com'è fatta questa macchina. Beh, diciamo che non c'è niente di più semplice da un certo punto di vista. Guardiamo infatti la parte superiore. Come vedete, non presenta le ghiere tipiche delle macchine, soprattutto quelle dell'epoca relative ai tempi. Perché? Perché c'è un tempo fisso meccanico di 1/90 che è poi il synchro flash, la posa B e auto, cioè la possibilità di regolare la macchina secondo i diaframmi, quindi una programmazione a priorità di diaframmi. Nient'altro di particolare. Abbiamo la finestrella del contafotogrammi che si azzera all'apertura del dorso, ovviamente la leva d'avanzamento, la ghiera con la leva per il riavvolgimento, e coassiale c'è il disco con la scelta dei tempi per l'esposizione della pellicola, i valori ISO, slitta flash. La parte frontale presenta l'autoscatto e questo pulsantino qui serve per la compensazione dell'esposizione in auto, ovviamente. La parte sotto si nota l'alloggiamento delle pile, che sono due LR44, la presa per il cavalletto e la possibilità di aggiungersi un winder. E la parte dietro tradizionale con la finestrella in cui si può inserire la pellicola come promemoria. L'apertura ovviamente è come sempre, si apre alzando questa levetta. Le tendine sono metalliche e non c'è niente di particolare, è una macchina veramente semplice. In dotazione a questa macchina c'è una serie di obiettivi veramente sorprendenti perché sono veramente piccoli, poco pesanti, poco ingombranti, ma assolutamente ottimi
Questo è un 50 1,8, quello che è in dotazione alla macchina. Vogliamo dare come sempre un'occhiata molto veloce ai tempi. Spostiamo l'obiettivo. Il corpo, cioè i tempi, facciamo la posa B perché vi ho detto è auto, e il tempo meccanico di un novantesimo. Proviamo l'autoscatto. La macchina è tutta qui. Vedete l'obiettivo? Il 50. Veramente affascinante. È una macchina che a me piace moltissimo. Non c'è molto da dire su questa fotocamera. Realizzata per la prima volta da Nikon facendo ricorso al policarbonato, che è una sorta di plastica in un certo senso, però è molto, molto resistente, molto bella anche al tatto. La scocca è metallica, ma il rivestimento è in policarbonato. Comunque, ad ogni modo, tenendola in mano si sente davvero una macchina fotografica, ecco, tanto per fare un esempio. Macchina piccola, di piccole dimensioni, affatto pesante, quindi leggerissima, si può portare dietro con estrema soddisfazione e rende dei risultati, secondo me, molto apprezzabili. Questo modello mi è stato regalato e, oltre al corpo macchina, mi è stato regalato da una persona che non lo usava più, oltre al corpo macchina e al 50 c'era questo obiettivo, che è un 28-28, vedete anche questo molto compatto, e questo piccolo tele che è un 135-28 della stessa serie, serie E, sono le ottiche serie E, sono ottiche economiche, lo sappiamo, ma che comunque sono di ottima fattura e di grande resa. Le ho provate, le ho testate con un paio di pellicole, il 135 non ancora, ma lo farò presto. Ho testato il 28 e il 50 e sono risultati soddisfacenti. Ho aggiunto a questa macchina il Winder, che è l'MDE, eccolo, vedete, che monta l'estilo. Il risultato, la macchina montata è questo, anche gradevole, gli dà una veste un po' più professionale. Il Winder si accende con questa piccolo interruttore qui, esatto, e parte. Due scatti al secondo. Oltre questo, ho comprato, e costa veramente poco, il flash dedicato, che è l'SBE, Speedlight SBE. La caratteristica di questo flash è quella di essere predisposto per i modelli FFM ed EM. Vedete, c'è un selettore per l'utilizzo. EM è una scala di riferimenti per le tre diverse macchine fotografiche. Il numero guida di questo flash è 17, quindi una portata limitata del flash, una potenza limitata, e può essere utilizzato per chiarimento. Vogliamo provarlo? Allora, anche questo monta le 4 mini stilo.
macchina carica. Si accende come sempre, vedete, la luce rossa che ci fa capire che il flash è pronto e scattiamo. Niente di più semplice. Però è bella, dai, fa la sua figura. Comunque il flash io non lo uso mai, a livello così, collezionistico. E la macchina mi sembra bella, mi sembra veramente bella. Vedete, questa particolarmente è ben tenuta, sembra veramente nuova. Vi aggiungo un'immagine di quello che è l'esposimetro, di quello che si vede attraverso il mirino quando si compone la fotografia e si fa riferimento ai valori dell'ago dell'esposimetro. Non c'è tanto da dire su questa macchina. Quello che mi sento di aggiungere è che è una macchina fotografica che consiglio vivamente, anche se ho visto che recentemente i prezzi stanno salendo, forse in maniera in certi casi spropositata. Comunque è una macchina fotografica che si trova per poco, funziona benissimo, ve la portate dietro senza neanche sentirla ed è importante questo quando si va via. In questo caso non dico il 135, ma il 28 potete portarvelo dietro tranquillamente perché è sempre piccolo, compatto. Fate le riprese grandangolari quando fate delle belle fotografie di viaggio, di paesaggio, oltre al 50 siete a posto, vi divertite e ottenete ottimi risultati. Aggiungo delle fotografie che ho scattato recentemente a Trieste e Capodistria con due rulli Ferrania a colori. Lascio a voi giudicare se possono essere considerati ottimi scatti, se non altro dal punto di vista tecnico, non parlo dal punto di vista artistico, tra virgolette. Atteniamoci soltanto a quelli che sono i risultati tecnici. Mi sembra che siano gradevoli. Lasciate i commenti se lo ritenete opportuno per farmi sapere quello che ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi ringrazio. E aggiungo anche, attivate la campanella perché almeno potreste essere avvisati tramite le notifiche di tutto quello che riguarda i video che realizzerò. Se vi piacciono, e se vi piacciono, lasciatemi anche un like. Grazie a tutti per l'attenzione, a risentirci e arrivederci al prossimo video.